Sono Ambrogio Vario, gestisco l'azienda agricola di famiglia con una visione dell'agricoltura che prevede il rispetto prima della persona, per la salute della persona e dell'ambiente. Pratico un'agricoltura tradizionale, prediligendo la coltivazione dei grani antichi, come il russello, il perciasacchi, la timilia, il senatore Cappelli, che produco ormai da 7 anni e che trasformo in farine integrali. Io mi chiamo Marilena Tumminello, ho 46 anni, mi piace dire che ho fatto architettura, ho frequentato architettura e quindi capisco l'importanza e valorizzo l'importanza del nostro territorio che è veramente spettacolare. Noi abbiamo un'azienda che produce olio e olive da mensa a Castelvetrano. Abbiamo anche a Campobello di Mazara un agrumeto, abbiamo dei limoni, arance, mandarini. Ho nel mio territorio, perché io sono originaria di Monreale, anche dei gelsi neri. In Sicilia abbiamo tutto. E grazie alla differenza del territorio riusciamo ad avere diversi prodotti che fanno di noi veramente qualcosa di speciale. Sono titolare dell'azienda Aromi di Mascarella, mi chiamo Nino Azzarello. L'azienda è sita in paese a Caccamo, 5 km distante, se no. Io ho voluto crearmi una professione sfruttando quello che avevo, cioè dei terreni appartenenti appunto ai miei genitori, e quindi l'ho ripresa in carico e ho voluto creare questa azienda perché credo che per quel poco che ho come estensione è più remunerativo, insomma, si può avere un maggiore profitto, perché qua tutti sono vocati alla cerealicoltura, olivicoltura, insomma, cose dove ci vuole molta estensione. E non potendomelo permettere, ho preferito le aromatiche. Mi chiamo Alessandra, sono nata a Marsala, sono andata via dalla Sicilia per studiare storia dell'arte a Pisa, poi ho fatto un Erasmus a Barcellona e mi sono trasferita a Berlino dove ho trascorso 8 anni importantissimi nella mia vita. Sono tornata in Sicilia l'anno scorso, dedico il mio tempo alla formazione, all'esperienza sul campo da vari contadini, sto facendo esperienza in campagna. Ho sempre avuto, diciamo, una passione per le erbe officinali, la mia famiglia materna ha una tradizione, sono farmacisti, insomma, da un sacco di secoli, da metà 700, e quindi credo che un po' questo interesse risieda pure nell'origine della mia famiglia. Mi sento veramente fortunata. Nascere in campagna e avere la fortuna di vivere in campagna, mi ha fatto capire veramente che cosa significano le radici. Le radici che, nonostante le intemperie, ti fanno stare all'impiedi. Penso che per i territori, soprattutto quelli interni della regione siciliana, l'agricoltura possa essere strumento di riequilibrio umano, quindi rivivere il sistema rurale sotto un'altra ottica, che è quella dell'apprezzare poi le cose semplici, no? Vedere un tramonto, respirare aria pura, bere acqua di sorgente, nutrirsi di quello che si produce. Che l'agricoltura non può essere vissuta in solitudine e con abnegazione, ma deve essere vissuta con grande felicità, con grande emozione nel veder seminare, crescere e poi raccogliere i frutti. Se ci si aiuta, se io che produco una cosa e la so produrre bene, porto
porto in questo mondo che comunque non siamo delle monadi, siamo tutte collegati. Porto la mia esperienza, il mio materiale, e il mio vicino porta la sua esperienza col suo materiale, e metterli uniti è quello la forza, l'unione fa la forza. Per fondare qualsiasi impresa ci sia bisogno di persone diverse, con competenze diverse, che danno comunque poi all'impresa un'immagine completa e la possibilità di affermarsi in un mercato che comunque secondo me è difficile in questo momento storico molto complicato. Il primo ostacolo è avere un canale di vendita, quindi anche lì insomma si è un po' frenato, perché lo so, per la maggior parte delle persone qui non c'è questo grande apprezzamento per le erbe aromatiche, ma apprezzano magari avere a che fare direttamente con un produttore che abbia un prodotto tracciato, sicuro. Per loro basta andare in giardino e già ce l'hanno, insomma. Riguardo agli ostacoli che possiamo incontrare in quanto donne, non ho ancora le idee chiarissime, nel senso che credo che di fondo ci sia un pregiudizio diffuso, soprattutto in Sicilia, che le donne non possano veramente svolgere dei lavori agricoli. Io amo la collaborazione, nel senso che noi donne senza l'aiuto degli uomini la vediamo dura, e anche gli uomini senza la sensibilità della donna la vedono dura, perché in cosa possiamo noi? Noi forse abbiamo più poesia, forse possiamo sottolineare tutte le sfumature che un territorio ci può regalare. Abbiamo degli occhi, una visione degli occhi forse più ad ampio spettro, una visione della realtà ad ampio spettro, e quindi forse possiamo aiutarci a valorizzare quello che abbiamo tutti insieme. Nelle esperienze che ho fatto in questo ultimo anno ho incontrato tantissime donne che lavorano in campagna, e anche donne che lavorano da sole e affrontano anche lavori pesanti. Ci vuole tanto olio di gomito, prima di tutto. Bisogna avere tanta volontà e passione per quello che si fa. E un altro consiglio è quello di fare rete, perché da soli credo che è tutto molto più difficile. Bisogna cambiare il paradigma del sistema agricolo. Non si deve vedere l'agricoltura più come un sacrificio o come una costrizione, ma utilizzando la terra come strumento multifunzionale, le nostre aziende dovrebbero aprire tutte le porte ai viaggiatori del mondo.